Federico Moccia, chiamiamolo a casa. Sì, proviamo a sentire se c'è. Dai. Poi. Dunque, sentiamo. Dunque, adesso c'è il film Voglia di te, sapete, no? Ha battuto tutti i record in casso. Chi è? Sentiamo. Sono Marco Baldini da Viva Radio 2. Sei un adolescente? Ma, insomma, no. Non sei un adolescente come tutti gli altri? No, proprio diciamo. Anche che... per te l'amore è come una gomma masticata? No. Cioè, se la rimetti in bocca dopo averla appiccicata sotto al banco, non ha più lo stesso sapore. Ma che schifo, scusa, ma dai. Sei un pischello? No. Fai le corse abusive con le moto truccate? No. Lo fai con i cavalli truccati? No, ma quali cavalli truccati, dai? No. Ma almeno come tutti i giovani di buona famiglia rubi di nascosto i soldi del portafoglio di tuo padre? Non più adesso, insomma, no. Beh, fino a poche settimane fa sì, però, vero? No, ma non è vero, no. Sei no. trasgressivo. Ti no. sei strappato l'apparecchio dai denti e con i pezzetti di ferro ti sei fatto un piercing al capezzolo. Ma no, non sono un teenager, dai, parliamo di te, Federico, dai. Sento, dovrevo sentire rumore di traffico. Sentire rumore di traffico che non c'era. Adesso arriverà. Adesso arriverà, sentiamo se troviamo. Sentiamo. Ecco, sento rumore di traffico. Eccolo. Lo faccio io per meglio. Sento rumore di traffico, dove sei? Sto scrivendo. Un libro? Eh? Un libro stai scrivendo? No, quello l'ho scritto stamattina mentre mi facevo la barba. Ah. Si intitola Step Lama o non Lama Gillette. Ah. Vabbè. Ora sono sotto un cavalcavia con la bomboletta spray per esternare i miei pensieri metropolitani. Ah. Guarda, ho appena scritto qualcosa di davvero profondo. Una che cosa... esce dal mio cuore. Ah, e che hai scritto? Scamarcio sei un cesso. Ma come? Ma non si può, è l'idolo delle giovanissime, dai. Ci sono migliaia di ragazze innamorate di lui. A proposito, senti, sei andato al cinema a vedere Ho voglia di te? Chi? Tu. Quando? Non lo so, io, ieri, l'altro ieri. Certo che sono andato. Pensa, l'ho visto 4 volte di fila. Mi ero portato con me così tanti lucchetti dell'amore che per togliermi dalla poltrona hanno dovuto chiamare un fabbro. Ah, certo. E non sono andato da solo. Ah, no, per aumentare c'è. Gli incassi ho anche chiamato tutte le protagoniste dei miei prossimi libri. E cioè? Sono venute tutte, Fiffi, Pala, Lilli, Cla, Molly. Sì. E poi Terry, l'adolescente terrona. Ah, Terry, dell'adolescente terrona, okay. Topi, sì? Titi, eh? Chicca, Bea, Iaia, Pippi, Olli, Bebba, Tita, Vale, Vero, Olli e Benji. Sì, Olli e Benji. Senti. Senti. Ti aspettavi tutto questo successo? Non è un successo di Federico Moccia. Ah, no? Questo è il trionfo di quel sentimento che si chiama amore. Ah. Quello che conta è che vinca l'amore. Certo. Perché l'amore è come un appuntamento al buio con Rosy Bindi. Insomma. A volte ti può andare anche male. Sì, sì. Senti, prima di salutarci andiamo su... Moccia, sì, Federico lo so, Moccia. Sei Moccia. Sì, da okay. mattina a sera. Sì, sì, va bene. Sono andato a Piazza Euclide. Ok, ho capito, vabbè, adesso no. Andava a scuola sì. con Dodo Testa. Okay. Ah, sì, Sì. Senti... vogliamo leggere un messaggio che hanno lasciato e mi hanno preso a fare l'autore con l'avventura. Lo sappiamo. Il programma dell'avventura. Fede? Un colpo di genio. Ecco. Io sono un genio. Genio. Punto. Pronto? Senti. Chi è? Stiamo leggendo il tuo blog. Chi parla? Radio 2, Baldini, è 2 ore. Quanti anni hai? Ce n'abbiamo già uno di smemorato. 47. Praticamente morto. Ma scusami tanto se mi do una raspatina. Senti, c'è il tuo blog qui, c'è Dudi98 che ti voleva fare una domanda, te la possiamo girare? Ma per caso è sul blog www.federicomoccia.it? Sì, il tuo, esatto. Sì. Allora, te la leggo. Allora, ciao Federico, come bene, stai? Bene, bene, tu? No, Federico no, non io, non te lo chiedevo io, te lo chiedeva Dudi98. Ma dove, sul blog? Sul blog, ah, sì. Ho capito. Ok. Allora, ciao Federico. Ciao, come... tutto a posto. Ok, allora, saltiamo la prima parte che è meglio, giriamoti subito la domanda. Allora, secondo te, chiede Dudi98, Step potrebbe innamorarsi di un ragazzo? Beh, sì, certo. Sicuramente sì. Perché l'amore non ha confini. Succederà nel seguito di Ho voglia di te, quando Jean scopre che il suo amato Step sta con uno che si chiama Fulvio. Ah, e come si intitola? Cosa? Il titolo. Ah, il titolo, sì. Si chiama Non l'ho presa benissimo. Ah, vabbè. Grazie.